Allora. Lei li vuole far crescere, quindi il nostro obiettivo non è tagliarglieli, ma è andare a lavorare dove ci serve. Va bene? Quindi in questo caso io andrò a tagliare giusto quel mezzo centimetro di punta dove mi serve. Userò delle tecniche per andare a trovare tutti questi piccoli capelli sottili che ci sono, scusami, spezzati che ci sono qua, e andare a tagliuzzare anche quelli perché voglio dare la stessa consistenza a questi come a quelli sulle lunghezze finali. Ok. L'importante è che non vi cambi il vostro modo di lavorare, perché non deve cambiarvelo, ok? Il risultato deve cambiare solo e esclusivamente sul fatto che porteremo dei risultati diversi alla struttura. Quindi io mi prendo in mano la ciocca e comincio a tagliare quel mezzo centimetro che mi interessa per andare a sigillare, quindi cauterizzare i capelli. Il taglio è molto silenzioso, un po' la qualità della forbice, ma poi il calore stesso, vi accorgerete che non serve neanche premere, cioè taglia da sola. Quindi ecco perché vi rinnamorate nel tagliare i capelli. Ora, ho fatto le prime lunghezze, comincio già ad utilizzare una tecnica, quindi una combo haircut, così le abbiamo chiamate. In questo caso vado a utilizzare il twist cutting, che poi è anche la tecnica da dove prende ispirazione TCC, che è la vela terapia. Avete mai sentito parlare di quando le nonne arrotolavano i capelli e passavano la candela? Ecco, questo è quello che facevano. Quindi arrotoli i capelli, vedi, tiri fuori tutti questi piccoli capelli che sono corti lì in mezzo e con pazienza, non vai a eliminarli tutti, ma vai a tagliare sempre quel mezzo centimetro di tutti questi capelli che vengono fuori. Ora ci renderemo conto in tempo zero di come questi capelli si volumizzano, cioè prenderanno spessore. Perché? Perché stiamo sigillando e le sostanze multiattive faranno il suo dovere e lo faranno subito e noteremo la differenza tra una parte e l'altra, è come se ne avessimo aggiunto dei capelli, piuttosto che tagliarli. È incredibile questa cosa. Ora magari lo faccio anche un po' velocemente, sicuramente se fossero i miei clienti mi metterei lì con ciocchi magari anche un po' più sottili, ok? Comunque, in questo caso sto utilizzando i 100 gradi, perché i suoi capelli sono molto sottili e sulle lunghezze si vede che sono trattati, quindi 100 gradi è sufficiente per fare il mio lavoro. Se era un capello naturale sarei andato sicuramente con i 140, se è un capello naturale sottile 120, se è grosso tranquillamente un 140. Ma tutte queste robe qui, ripeto, durante il corso effettivo di utilizzo dello strumento le impariamo. La cosa bella è che noi andremo a prendere una gran parte di clientela che manca dal nostro salone. Manca sia perché non sono clienti, ma manca anche perché sono clienti e vengono da noi pochissime volte, perché hanno questo maledetto terrore, no? Che noi tagliamo troppi capelli a loro. Loro le vogliono lunghi o li vogliono far crescere, quindi di conseguenza non vogliono fare determinate cose o tagliarli troppo. Ma si renderanno conto nel momento in cui fanno questa tipologia di taglio curativo del beneficio sia immediato, perché sentiranno i capelli più corposi, più belli, più lucidi, più soffici, ma poi anche i giorni dopo, quindi sentiranno proprio e vedranno che si allungano molto più velocemente. E nel momento in cui loro vedono questo risultato, quale sarà quello che faranno loro? Sarà venire più spesso da noi, ok?
riprendiamo in mano sezione, andiamo a tagliare, tagliuzzare praticamente quello che ci interessa. Io potrei fare anche un taglio completo nuovo, cioè adesso, prima ridevo e scherzavo, ma se lei avesse voluto un bob, potevamo tranquillamente fare un bob nei suoi capelli. Poi la cosa bella è che avremo uno specchio con i nostri clienti e quindi quando lei vedrà che effettivamente stiamo tagliando niente, ma avremo un risultato, acquisirà ancora più fiducia verso di noi e quindi a ogni consiglio che noi gli daremo, secondo voi come potrà rispondere, se non in maniera positiva. Prima invece avevamo, vi ricordate, arrivano dopo 6 mesi a tagliarci i capelli, tagliameli poco perché però sono rovinati, lo vediamo noi che mancano pezzi addirittura di capelli, e tu sei costretto a tagliare e loro perdono ancora più fiducia in noi. Oggi invece abbiamo uno strumento che ci fa riguadagnare fiducia, soprattutto in questa tipologia di clientela. Sentite com'è silenzioso il taglio, si sente nemmeno. Tu cosa percepisci, Elisa? Leggerezza. E non abbiamo ancora fatto nulla. Cioè, spiegacelo meglio, sta cosa della leggerezza. Cioè, Belli sani. per le parole che ho speso o è una No, cosa la che per... sensazione. No, ma ragazzi, cioè, l'ha detto lei, ma se vi faccio vedere le centinaia di testimonianze, sono tutte così, non ce n'è diversa. Cioè, è incredibile. Perché? Perché le sostanze multiattive che fanno il suo lavoro e partono dal cuoio capelluto, e adesso lo vedremo quando sciolgo i capelli, se voi notate, vedete come si gonfiano qua? Perché le sostanze multiattive fanno il suo lavoro. Quindi il capello, piuttosto di essere pesante e nascere appiccicato alla testa, nasce fuori del bulbo, cioè fa il suo giro e quindi la sensazione che ha lei è proprio quella di sofficità, perché non si appiccicano alla testa, ma fanno quello che devono fare come lavoro. Questa è una delle prime sensazioni, chiaramente. Certo che ce li hai proprio sottili, eh? Sì. Ok, di nuovo con un po' di twist cutting per andare a trovare tutti quei piccoli capelli. Ci vuole un po' più di pazienza, chiaramente, ma è un trattamento curativo. No, se uno ha tantissimi capelli ci vuole. Se uno ha tanti capelli, molto ovviamente non gli serve neanche questa tecnica qua, capito? Ce ne sono altre di simili che fanno lo stesso risultato, ma in maniera più veloce. Quello che ti farò vedere dopo, abbiamo utilizzato 10 minuti in salone facendo soltanto il taglio, diciamo, delle punte finali e quello che si chiama dust cutting, una sorta di spazzolata laminazione. 10 minuti era il tempo massimo che si dedicava alla cliente per far provare il servizio. Questo è già un trattamento più costituito, un po' come dire un trattamento ricostituente in salone o un trattamento alla cheratina. Cioè, più o meno simili, però uno è decisamente più impegnativo dell'altro.
Comunque siamo, tanto io poi taglierò, siamo a 10 minuti adesso e siamo praticamente pronti per sentire la differenza. Quindi calcolando con lui che parla, certo. Quindi quando mi dite non ho tempo, cioè se non avete tempo 15 minuti va bene, vuol dire che state facendo i soldi con la palla, perché continuamente, se no c'è un problema. E ripeto, sempre su una cliente sì, una no, quindi non dovete diventare dei filmmaker o degli operatori. Se dopo volete diventarlo, vabbè, c'è cerchi insomma lavoranti. Esatto. Quello che dovete fare, vedete come io vado vicino, si deve vedere che cosa succede, perché la gente guarda il video attraverso un telefono di 5 cm, non è su una televisione di 50 pollici. Quindi se voi state qua non si vede nulla, cioè devo essere in questo campo qua, perché lo sto guardando sul telefono, nel 90% dei casi sui social, anche se poi di fatto il video magari lo mettiamo anche su YouTube. Quindi essere sempre molto vicini e soprattutto sto tenendo il telefono orizzontale, non potete fare video verticali. Mai. Se fate un video orizzontale lo potete tagliare in verticale dopo. Cioè, il suo viso, io taglio via queste due sezioni, ho il video in verticale. Se lo faccio in verticale non ho nessuna possibilità poi di utilizzarlo in un eventuale montaggio. Adesso Elisa, a noi non ce ne frega niente che tu mi dica non sento nulla oppure fa schifo. Cioè, la verità. Quindi, chiuditi bene gli occhietti. Parti da un lato e dall'altro con le stesse manine, vai giù e daci un tuo feedback. No, sono molto più morbidi qua. Si sente che è andata via la parte rovinata. Sembrano quasi naturali. Che ti manca la lunghezza? No, sembrano quasi naturali. Vai, ti ascoltiamo. Belli. Tocca lì. Quindi, tocca lì. Chi è che era il test prima, no? Beh, io li conosco qui. Bene, no, tocca da una parte e dall'altra. Ad incredibile questa cosa, io ve lo dico e chi lo attiverà avrete una soddisfazione dei vostri clienti. Ma già anche solo visivo, senza toccare. All'occhio nudo si vede subito, perché le sostanze multiattive intrappolate cominciano a dare idratazione ai capelli. Provate a prendere. In salone dicevano: ma hai messo un olio? Avete fatto qualcosa? Prova le due ciocche così. Fai una prova così e senti lo spessore. Vedi come cambia lo spessore. Sì, sì. Ora, se lei fosse una mia cliente, ok, io gli farei questo e la inviterei fra 3 settimane a rifare non le lunghezze, ma un trattamento interno, quindi di nuovo il twist cutting per andare a riprendere quei piccoli capelli che renderanno ancora più corposi, più ciccioni, no? Si sente la differenza? La ciocca in sé. Questo me la riporta in salone un'altra volta. Sembrano capelli lavorati con... Vero, con spazio da cora. E qua invece no. E non ho niente. E non hai lavorato con spazio da cose. E non le abbiamo pagate tutte. No. Ma una cosa non ho chiesto, si sente odore per caso? Anche sulla, dato che il calore, sulla parte proprio della lunghezza, no, tu non solo sulla punta, nulla. Con la candela sì che lo sentivo. La candela li vai a bruciare, quindi vai a tagliare. Non percepisci nulla, non percepisci neanche il calore. Hai un vedi solo, c'è toccare. Chiaro che se apri le lame e ci metti le mani dentro, adesso sono a 100 gradi. Se le metti qui, certo. Senti che ma sono no, calde. Vabbè, mi fido di te. Però fuori non percepisci assolutamente, cioè, un po' di calore. C'è differenza? Ma quando tagli non si sente l'odore del capello. Il capello quando si brucia, diciamo, si sente. No, ragazzi. In questo caso non lo bruci. Qui non andiamo a bruciare. Okay. No, esatto. Qui sfruttiamo dei calori, delle temperature che sono state create apposta, che sono delle temperature adatte per andare a cauterizzare, ok? Anche se io aumentassi la temperatura, non di 140 ma 120 in questi capelli, comunque non sento nulla.
ma neanche i capelli non li sento caldi. Okay. Okay. Va bene, grazie. Io mi fermo qua, 15 minuti, vuoi anche io? Non ho mai smesso di filmare.